5 presidi ospedalieri del territorio aretino diventano sempre più accessibili con il nuovo servizio di interpretariato rivolto ai cittadini sordi, che si va così ad aggiungere al sistema SMS Alert per i sordi che si trovano in una situazione di emergenza. Beh, il progetto che riguarda l'emergenza-urgenza è un SMS con un numero di telefono dedicato ai sordi, dove possono segnalarci le loro situazioni di salute. E quindi ci permette quello di localizzarli, di mandare poi un mezzo di soccorso perché si possa poi risolvere il loro problema. La seconda parte invece è quella dove il sordo va in ospedale o richiede una visita, può chiamare lui direttamente anche l'interprete per essere accompagnato nel percorso sanitario da una persona che comunque gli spiega le cose. Io che sono sordo vado in ospedale senza un servizio adeguato di interpretariato di lingua dei segni, non capisco le persone mentre parlano, invece con la presenza dell'interprete io riesco a capire tutti i particolari rispetto al mio stato di salute e questo mi dà una consapevolezza. A proposito del servizio SMS, io se sono in mezzo alla strada e ho bisogno improvviso per chiamare l'emergenza, appunto, posso utilizzare l'SMS non solo per me ma anche per altre persone e per aiutare gli altri in stato di difficoltà. Quindi la tecnologia ci viene in aiuto e ci dà la possibilità di che i servizi siano accessibili completamente per noi sordi.